Parliamo di sport. Oggi a Sassuolo, presso la sede di Confindustria Ceramica, è stata presentata la squadra nero-verde, una compagine che dovrà affrontare gli impegni della Serie A senza però dimenticare i valori che l'hanno accompagnata nell'ultima stagione. Questo sarà l'argomento appunto della nostra rubrica Primo Piano. Iniziamo ascoltando il mister Eusebio Di Francesco. Presentazione ufficiale in grande stile del Sassuolo Calcio che debutta in Serie A. Ma quali sono le opportunità o i timori per questa nuova avventura? Lo abbiamo chiesto al mister Eusebio Di Francesco. Io penso che non bisogna parlare di timori, ma di grande rispetto per quel campionato che andremo a fare, che sarà sicuramente un campionato diverso da quello di Serie B per qualità tecnica e per fisicità. Però con grandissimo entusiasmo, con la voglia di dimostrare di averla meritata e guadagnato sul campo questa Serie A, confermandoci poi una squadra che cerca la permanenza nella categoria. L'importante, ha detto il mister, è conservare lo spirito che ha fatto del Sassuolo Calcio lo scorso anno una bella realtà. È la base, il fatto di non perdere quella che è la nostra tradizione, il nostro modo di vivere, la quotidianità e la preparazione alle gare. È ovvio che ci sarà maggiore attenzione attorno a noi, ma noi dobbiamo essere bravi a rimanere umili nel lavoro e consapevoli della nostra forza. L'obiettivo prefissato per questa stagione è quello di rimanere in Serie A. Noi come primo obiettivo, è stato detto anche dal direttore, giustamente, il primo anno che ci affacciamo a questa categoria in punta di piedi, ma con la forza di affrontare le squadre con grandissimo entusiasmo che deve essere alla base di tutto. E per entusiasmare anche la nostra gente, noi stessi, sono solo le prestazioni e i risultati che ce lo faranno fare. Ma cosa si aspetta il mister dal calciomercato? Adesso non sono stati ancora ufficializzati alcuni giocatori che magari vedremo presto. Mi aspetto di rinforzare questa squadra nei vari reparti, ne abbiamo parlato anche col direttore, qualcosina davanti ancora dobbiamo mettere perché specialmente sugli esterni abbiamo poche alternative. Sapendo di andare ad affrontare un campionato importante come questo, le soluzioni, sono fondamentali avere specialmente in vari reparti i doppi ruoli. E come vivrà mister Di Francesco la prima giornata di campionato che vedrà affrontarsi Roma e Sassuolo? Ben venga, ci toglieremo subito la soddisfazione mia personale di riaffrontare la Roma da allenatore, ma a me non cambia niente perché sono abbastanza freddo in queste situazioni, anche se ho vissuto grandi stagioni a Roma. Il Sassuolo nella scorsa stagione ha giocato un grande campionato nella serie cadetta, ma cosa ci vuole in più per affrontare invece la Serie A? Ma maggiore qualità, ma anche in quello che si fa a livello psicologico. Bisogna crescere in questo, bisogna migliorare a livello di fisicità generale che troveremo in questa categoria, ma quello che viene avanti, che deve risaltare è l'abilità tecnica, la ricerca del gioco, in una categoria in cui ci sono giocatori che da un momento all'altro possono risolvere la partita. A differenza della B, in cui non ce ne sono tantissimi, ma si fa tanto affidamento alla compattezza di squadra e alla grande organizzazione, la Serie A ti fa affrontare squadre che hanno nell'individualità di spicco la maggior forza. Eh sì, la Serie A sarà davvero un banco di prova molto difficile per una neopromossa come il Sassuolo, dunque attenzione perché la Serie A, la massima serie, vede, come ha detto Di Francesco, la presenza di individualità che possono da un momento all'altro cambiare la gara, le sorti della gara. Adesso ascoltiamo il capitano Magnanelli che ha rassicurato che la squadra lavorerà per portare soddisfazione alla città di Sassuolo. Ascoltiamo le sue parole. Che potessimo veramente arrivare nella massima serie. Il mio sogno era quello di arrivarci, rimanerci un anno e sarebbe stata la soddisfazione, la chiusura di un cerchio indimenticabile. Ci sono arrivato, ne manca la famosa permanenza in Serie A, però la strada è lunghissima e infinita, ma abbiamo talmente tanta voglia di affrontarla, di percorrerla, che sono convinto che possiamo ottenere dei buoni risultati. Rossini lo conoscevamo già ed è un talento incredibile. Probabilmente ha espresso, secondo me, molto meno di quello che sono le sue potenzialità. E quindi è tornato in un ambiente in cui è ben accetto e sicuramente farà benissimo. Kurtic è un ragazzo di prospettiva enorme, ci ho giocato contro 2 anni fa, ci abbiamo giocato contro ed è di valore assoluto. Chi viene a Sassuolo è accolto bene,
perché qua c'è un gruppo importante, c'è, e ci sono dei valori che vanno al di là del gesto tecnico. Altri giocatori arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Intanto andiamo a conoscere un nuovo volto del Sassuolo Calcio, il rumeno Jasmin Kurtic. C'è tantissimo, perché ero giocatore del Palermo, sono ancora a metà, però sono al Sassuolo, penso solo per questa città, per questi tifosi, e penso di far bene per la squadra. Io sono qui una giornata, ho passato, però il gruppo è fantastico, i ragazzi sono troppo bravi e secondo me faremo un bel passo. Tutti parlano della salvezza, però dico, la Serie A è un campionato molto difficile, però noi andiamo in campo, incontriamo ogni squadra, rispetto per tutti, però paura di nessuno. È stato detto che avete grinta per affrontare là nel saluto di presentazione della squadra, è vero? Siete grintosi, vi è rimasta o avete più paura di affrontare la massima serie? Vedo paura assolutamente, siamo consapevoli che il campionato è più difficile, però abbiamo questa voglia di migliorarci perché andiamo ad affrontare un campionato difficile e credo che la paura non ce l'abbiamo. Io posso dire che a livello di difensori bisogna evitare il più minimo errori possibile, perché in Serie A il primo errore ti castigano, però sicuramente abbiamo il mister, abbiamo detto alla società che ci preparerà al meglio. Ma quando la cosiddetta squadra simpatia, ovvero il Sassuolo Calcio, incontrerà le big come ad esempio la Juve, come le affronterà? Ah, credo che la affronterà come tutte le altre partite, perché ci sono un paio, tre punti sia con l'Inter che con le più piccole, meglio squadra, quindi credo che da come posso conoscere l'ambiente la affronteremo tutte al massimo delle nostre forze. Il rapporto con la città di Sassuolo? Io con Sassuolo sono trattato sempre benissimo, io e mia moglie abbiamo vissuto un anno e mezzo indimenticabile, quindi per me è veramente un onore essere ritornato qua. È vero che allora il segreto per vincere è vivere qui come in famiglia? Sì, sì, assolutamente. Naturalmente si trattava di Pavoletti, e dopo Pavoletti chiudiamo con l'intervista invece a un volto nuovo, ad Adriana Spazzoli, moglie di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo Calcio e di Confindustria. La dottoressa Spazzoli, direttore relazioni esterne e marketing del gruppo Mapei, ha risposto ad alcune domande di Chiara Russo anche riguardo alla decisione di far giocare il Sassuolo a Reggio Emilia, una decisione che brucia a molti modenesi. Mapei e Sport è un binomio indissolubile, quasi 76 anni. 76 anni, certamente. Come è cominciata? Cominciata perché il fondatore di Mapei, Rodolfo Squinzi, era un ciclista professionista e voleva appunto avere l'opportunità di allenarsi. Trovò un suo sponsor ai tempi che aveva un'azienda che produceva prodotti per edilizia, entrò a far parte di questa azienda per lavorarci e per allenarsi e poi prese la sua strada, per cui il ciclismo e lo sport fa parte del DNA della Mapei. E in famiglia è entrato anche il calcio, questo legame con la città di Sassuolo? La città di Sassuolo è un legame soprattutto di lavoro, come ho detto, perché grazie alla creatività, all'ingegnosità, al modo molto particolare di vivere il prodotto piastrella, Mapei ha avuto l'opportunità di andare in tutto il mondo. Il design italiano che è stato portato in tutto il mondo dalle piastrelle del comprensorio, in modo particolare di Sassuolo, ovviamente sono state un traghetto anche per Mapei per andare in tutto il mondo. E adesso la domanda che gli hanno fatto tutti riguarda questa scelta dello stadio di Reggio Emilia. Modena un po' brucia questa scelta, perché? Purtroppo sì, però lo stadio di Modena aveva delle mancanze, diciamo così, abbastanza importanti, per cui sarebbe stato molto più complicato e anche dispendioso mettere a norma per giocare le partite di Serie A lo stadio di Modena. Abbiamo trovato grande disponibilità a Reggio, e con uno stadio praticamente pronto per permettere non solo l'attività di tipo sportivo ma anche tutte le attività collaterali,
di comunicazione e di marketing, per cui la scelta è stata quasi obbligata. Ed è anche la prima volta che si titola uno stadio, insomma, verrà chiamato Mapei Stadium? Mapei Stadium, città del tricolore. Rimane il legame con Reggio, con la natura di Reggio? Certamente, non possiamo assolutamente snaturare quello che è la realtà di un comprensorio. L'augurio che ha fatto ai suoi ragazzi, alla sua squadra di calcio? Insomma, un augurio sincero. Ho pensato veramente agli entusiasmi, ma anche alle grandi delusioni che ci sono state in tanti anni di legame con la prima squadra al mondo di ciclismo. Era un messaggio per questi ragazzi. Senz'altro ci daranno avranno tantissime soddisfazioni, avranno anche tante delusioni, ma credo che faccia parte della vita di lavoro e dello sport in generale, per cui penso che questo li aiuterà a crescere in ogni modo. Naturalmente le argomentazioni addotte dalla dottoressa Adriana Spazzoli non sono la verità è un'altra, anzi lo stadio di Modena è proprio prontissimo per le partite di Serie A, mentre lo stadio di Reggio Emilia deve essere messo a norma, quindi smentisco categoricamente le affermazioni della dottoressa. In realtà ci sono motivazioni che affondano le proprie radici nei rapporti abbastanza burrascosi tra il Modena, che è concessionario dello Stadio Braglia, e la dirigenza del Sassuolo. Ci sono dei motivi di carattere economico, ci sono dei motivi appunto di incomprensione tra la dirigenza neroverde e la dirigenza gialloblu. C'è anche stato un mancato intervento risolutivo del Comune di Modena. Fatto sta che i motivi addotti dalla dottoressa Razzoli non sono assolutamente veri. Lo stadio di Modena, tant'è vero che lo stadio di Modena, per esempio, è abilitato ad ospitare le partite della nazionale italiana di Serie A, ha i tornelli, mentre lo stadio di Reggio non li ha. Avrà qualche problemino per la sala stampa, che è abbastanza piccolina, ma problemi che sicuramente si sarebbero potuti risolvere. Detto questo, credo che la dirigenza del Sassuolo abbia fatto una scelta da un punto di vista logistico giusto, anche se viene a mancare quel legame col territorio di origine, cioè col territorio modenese, che a lungo andare poteva anche costituire la fortuna del Sassuolo Calcio. Purtroppo questo si è perso, perché il Sassuolo Calcio sarà considerato a Reggio Emilia sempre come una realtà estranea, una realtà esterna. E quindi crediamo che questo mancato legame potrà avere degli effetti negativi nel futuro della società neroverde.